Let's go! Bentornati, ovetti, su Luigi's Mansion 3! Nello scorso episodio siamo stati, e siamo tecnicamente ancora, nei locali caldaia. E in questo episodio andremo al decimo piano, quindi mettiamo subito il pulsante nell'ascensore. Oh, oh yeah, yeah. Oh yeah. Oh mio Dio, le sale egizie, quindi avevo ragione, ci sarà un livello, o in questo caso un piano, dedicato alla sabbia. Questo vuol dire che ci sarà anche un livello dedicato alla lava e uno dedicato al ghiaccio. Già. Almeno credo. In ogni caso, andiamo avanti e cerchiamo di... Oh miei! Perché ho provato ad aspirare questo, o è tanto a caso? Fortuna che ho preso qualche cuore prima di staccare nello scorso episodio, eh? Comunque... Ah, sono trappole! Ok. Oh mio Dio, sono trappole. Oh mio Dio, ci saranno trappole su trappole su trappole su trappole su trappole. Che cosa bella, vero? Allora, prima di andare avanti, ecco, dammi un altro cuore. Questo coso si può colpire? Sembra di no. Ok, nessun problema, si va avanti. Dunque, da quello che si nota qui, i serpenti hanno un ruolo molto importante in questo livello, in questo piano più che altro, quindi cerchiamo di stare attenti. Inoltre, a quanto pare Luigi esisteva già nel passato? Al tempo degli antichi egizi. Ok, non dico mai di no. Aspetta, aspetta. Oh, Luigi fantasmi. Ok, allora sì che ha senso la cosa. Vieni qui. No, 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 no. Mi spiace davvero tanto. Non voglio essere colpito. So come evitare i colpi. Tuttavia, devo prima distruggere i fantasmi. Ok, allora, qualche altra cosa, magari sotto l'arazzo? È un arazzo, vero? Si chiama così? Con quante Z? Non lo so. Però c'è una cassaforte qui, che contiene tanti soldi. E erano statuette? Credo proprio di sì. Sabbia. Non per niente siamo in una zona egizia. Allora, vediamo un... Sì, come no. Tu vuoi davvero farmi credere che non c'è niente là sopra? Appunto. Cosa? Dove devo premere X? Qua? Ah, ok, bene. Pensavo fossero altre cose, ma siamo seri, non c'è niente là sopra. Ci sarà qualcosa, ma per adesso non lo so, quindi andiamo avanti. Anzi, no, aspetta, c'è per forza qualcosa, perché vedo un passaggio qui? Per adesso lo ignoro, però poi ci andremo. Ah no, eccolo. Non era un passaggio, era il bordo della stanza? Allora, prima di tutto, non voglio ancora andare subito nella piramide perché c'è una lampada magica qui. Quanta sabbia posso aspirare? Tutta la sabbia, quanto sembra. Tutte queste dune, ci sarà sicuramente qualcosa di nascosto da qualche parte. Però, questa è una ventola di sabbia, che non credo di poter togliere con... Oh, e invece sì, si può smontare? Cosa c'è oltre questa colonna, allora? Soldi, bene. Non è una colonna, ma non importa. A questo punto... Oh! Aspetta. Sono ossa? Devo dissotterrare qualcosa forse qui? Stone Age? Guardate, vorrei davvero... Questo è il boss. Questo sembra un boss. Questo sarà il boss. Là c'è una gemma, però. Aspetta, aspetta, aspetta. Ho capito? No? Ero sicuro al 100% che fosse... Avrebbe anche molto senso, eh? Ah, infatti, mi sembrava. Dovevo togliere giusto un po' più di... così. Vieni qua. Sfera fantasma. Sfera fantasma. Ok, anche tu. Dove sei? Dove sei? Dove siete? Dove andate? Ok, dai. Vieni qua. Sfera. Perfetto.
Ultimo pezzo invece è proprio questo. Perfetto. Ho visto la gemma in bocca al serpente, per questo la voglio prendere, ok? Credo sia la gemma gialla poi. Ok, allora, uno non è un boss, anche se sembrava un boss. Due, ecco la prima gemma. Ho il vago sospetto che ce ne sia più di una in questa stanza, solamente per il fatto che c'è così tanta, beh, roba qua dietro. Allora, questa è un'oasi. Oh, miei dei. Ok, aspetta un secondo, allora. Prima di tutto, risucchiamo questi piccolini, per poi risucchiare questo grande. Ok, vieni qua. Ok. Dai, un altro po', giusto un altro pochino, ciccio. Ok, uno, dos, tres, quattro. Dove sei, fantasma? Dai, che so che sei qui da qualche parte. Dai, dove sei? No? Oh, ti sento. Ti sento davvero tanto. Dove sei? Lo sento urlare qua giù? Dov'è? Sento il suono provenire da qua dietro, ma... che sia andato proprio dall'altra parte? No. Ok. Oh, eccoti qua. È risparito, non ti vedevo più. Voilà, ok. Fatti catturare, bel fantasmone. E senza sbatterti per terra, perché io può. Sì, e tu vorresti davvero farmi credere che abbiamo già catturato tutti quanti i fantasmi di quest'area? Non credo proprio. Però prima c'è uno scrigno qui. Tanti bei soldini. Grazie. Non si buttano mai. Allora, vediamo se posso fare la stessa cosa che ho fatto esatto prima. Quindi dammi questo. Che sia un modo per aumentare il flusso della sabbia e quindi poi sbloccare un'altra gemma magari. Potrebbe essere, potrebbe benissimo essere. Posso fare anche così per liberare i vasi. Ok, vai, libera il vaso. Libera il vaso. Ah no, aspetta, quello è libera il drago. Ma non posso passare per di qua. Anche se nella stanza dice che ci posso passare. Dovreste aggiornare leggermente la mappa, creatori di gioco. Così come dovreste anche aggiornare alcune cose di Havok, ma quella è un'altra storia. Ok, Nefertiti. Vediamo un po'. Qua a sinistra non c'è... aspetta. Cosa diamine è? È una bubble. Sì. È da parecchio che non ne vedo una, in effetti. Ok, ho appena distrutto il... Bene. Avrò fatto bene? Non lo so. Ho solo che posso risucchiarli e quindi li risucchio. Vieni qui, piccolo ciccio gigante. Ok. Io possa usare la sfera Boo per colpire i microcosi? Sarebbe interessante e divertente come cosa? No, assolutamente no. Posso però fare così e risucchiarli lo stesso. Ne manca uno, vero? Sì, ok, vieni da paparino, ok. E adesso? Ne manca un altro? Dove? Eccoti qua, ciccio. Vai. E catturato. Comunque, che vi ho detto? Sì. Non c'era assolutamente solamente un gruppo di fantasmi in questa sezione. C'è un pannello là dietro? Sembra essere un pannello da rimuovere, quindi, beh, lo andrò subito a rimuovere. E poi andremo avanti nella piramide. Lo so, dovrei andare già nella piramide e sbrigarmi un po', però adoro esplorare queste stanze, soprattutto quando sono immense. In effetti, in realtà io dovrei tecnicamente ancora finire Zelda Breath of the Wild al 100%, perché l'ho finito come Let's Play, ma non l'ho finito al 100%. Quindi non mi dispiacerebbe per niente... Ok... Non mi dispiacerebbe per niente, non lo so, farci un paio di live. Il punto è che quando parlo di live, torna anche fuori l'argomento del fatto che non posso fare live e mi dà un po' fastidio. Sappiate però che, qua c'è qualcosa per forza, che ho finalmente cominciato a cercare casa. Casa mia, intendo, per conto mio. Questo vuol dire che posso usare questo, no? Io debba spingere... Come? Così, siamo seri? Ci ha azzeccato? Sì? Nice! Che stavo dicendo? Sì. Ciò vuol dire che adesso mi concentrerò a prendere casa, insomma, e poi vedremo per i live, insomma. Allora, c'era un altro di questi cosi. Sì, perfetto, dammelo subito. Ok, e sturo lavandini. E per una volta non l'ho chiamato imbuto, eh?
Mi sento molto orgoglioso di me stesso, però cerchiamo anche di sbrigarci un po'. Allora, no, aspetta, aspetta, non devo mancare almeno queste sbarre giganti, che non so in effetti quanti ori diano, non dabbiano, dabbiano, e a quanto pare non serviva quasi a niente sbloccare tutti questi cosi. Vediamo se però l'ultimo ce l'ha un segreto, a parte soldi. No, sembra di no. Quindi mi sono completamente sbagliato. Ero sicuro al 100% che sbloccando tutto quanto... Aspetta, cos'è questo? È un cuore, grazie. Sbloccando tutte queste manovelle di sabbia, non lo so, si alzasse il livello della sabbia, ma a quanto pare non è così. Questa colonna è distrutta, questa idem. A meno che non ho mancato un altro di questi cosi spira sabbia. Questo l'ho sbloccato. Sì. Quindi mi sa che l'unico che ho mancato è quello laggiù. Spero che abbia qualcosa di... Spero che abbia qualcosa di buono. E... Non aveva niente a parte... No, aspetta, aveva due perle. Le perle, suppongo, perché sono rare, siano l'oggetto che danno più soldi. L'oggetto che dà più soldi, ok? E adesso, finalmente, dopo tipo 13 minuti, andiamo nella piramide. Cosa devo fare qua, però? Ah, devo... Beh, forse le statue c'entrano qualcosa? Beh, no. Ah, devo forse spegnere le torce? No. C'è un... Va bene, finché non risolvo il puzzle... Sì. Wow. Dovevo seriamente solo... Va bene. Io ancora non ho capito però perché mi sto ipercomplicando la vita. La soluzione più semplice è quella giusta, giusto? Lu, mi senti? D'improvviso ho perso il segnale. E che succede? Sei caduto in una fossa di sabbia? Ah, una classica trappola da piramide. Luigi, devi trovare un modo per uscire. E attento a non finire in qualche altra trappola. Me l'ha appena tirata, vero? Allora, vediamo un po' cosa devo fare. Intanto, sì, Cleopatra, va bene. Poi, ci sono dei serpenti qui. O meglio, dei serpenti... lo sapevo che c'erano anche i serpenti nemici piccoli. Allora, cerchiamo di stare attenti di non essere morsi dai serpentoni, perché magari vorrei, non lo so, vivere e non morire. Tarantola. Grazie mille. Volevo proprio quello, in effetti. Allora, ripeto, la soluzione più semplice è abbassare il manico. Che non è tanto un manico, è uno scettro, ma non importa. Qua non c'è nient'altro e la sabbia cade. Quindi devo rifare quello che abbiamo fatto l'altra volta. E per l'altra volta intendo spingere la sabbia. Dov'è il buco? Sì, spingi la sabbia dov'è il buco. Ok. Ok. Spingi ancora un po' la sabbia dov'è il buco. Così magari riesco ad uscire. Si alza da sola? No, si alza solamente al centro. Quindi devo per forza spingerla. Nessun problema. Nessun problema. Dovrei essere quasi arrivato in cima. E infatti sono quasi arrivato in cima. Non sono arrivato in cima. Spingi bene la sabbia. Eccoci qua. Ora ci arrivo, vero? Perfetto. Cosa era? Era un ragno. Neanche l'ho visto. Oh, vabbè. Oh, trappole.
Beh, indovinate un po' chi deve andare avanti adesso? Inoltre sono trappole avvelenate addirittura, eh? Va bene. Non è sproblemo, non è sproblemo davvero. Inoltre c'era in effetti un simbolo della trappola, ma non importa. Allora, se adesso mi allontano, ci sono le scalette. Aspetta, aspetta, aspetta. No? Ok, continuano a sparare a caso. Tarantula. Ok, attenzione. Non è una tarantola, lo so, è una vedova nera, ma non importa. Ok, così si fa. Devo entrare nel sarcofago, vero? Sì. Sembra che ci sia una porta là in alto. Forse puoi usarla per tornare in superficie? Cerca di raggiungerla, Luigi. L'avevo intuito, Strambic. Ma prima oggetti da prendere. Grazie. E cosi da aprire. E sicuramente devo andare in tutte le stanze, perché... perché abbiamo già visto cosa bisogna fare. Allora, questi cosi sono immuni a tutto, tranne che al fuoco, credo. C'erano anche Luigi's Mansion 1, se ricordo bene. Quindi proviamo un attimo. Esatto, non posso provare a stordirlo perché va verso qualcosa. Posso però srotolarlo, quindi... facciamo così, che succede? Ok, sbilancio un attimo. Ok, no. Hanno cambiato il metodo di affrontare questi spettri. Sono praticamente quelli di Luigi's Mansion 2, solo che bisogna non più bruciarli, ma farli cadere per poi aspirarli. Ok, è ancora più facile di quello che pensassi. Italiano? Spero tanto di sì. Pensassi quello, insomma. Allora, adesso mi fai per favore aprire il sarcofago? Vai, aprilo. E c'è un... Matrioska! Ok. Matrioska! Vai. E c'è un fantasma di cristallo. Perfetto, vieni qua. Da paparino. 2, 3, 4. Flash istantaneo. Così forse riesco a prenderti e a non farti fuggire. Gemma bianca ottenuta. E adesso andiamo nel portale qui a destra. Non è un portale, è una stanza. Ma non importa. Importa, vabbè, scialla. Allora, cuori, perché cuori? Uova. No, non ti azzardare nemmeno. Non vi azzardate neanche. Cosa devo fare? Beh, niente. Devo attivare questo. Ok, devo spingere un'altra volta. Te ne vai via? Serpenti? Ok. Devo spingere la sabbia per andare qua sopra, sicuramente, perché adesso... Ok, mi avete ingannato. Bene, cosa devo fare qua? Devo... Ops. Ok, devo... Ok, magari se si riempisse più in fretta questa casa. Ok, vai, sali. Oh, dannazione! Non si riempie abbastanza in fretta. Vai, spingi. Ok. Posso sviare questi cosi? Ok, fuori uno. Fuori due. In fretta, Luigi, non voglio morire, sai com'è? Oh, fantasmi. Bene. No, non posso fare così per interromperlo un attimo. No. Allora, dammi 2 secondi, per favore. No, seriamente non voglio morire. Fortunatamente abbiamo già spinto tutto quello che potevo spingere, quindi posso, mi sa, arrivare qui. Perfetto. Adesso devo solamente affrontare e trovare il fantasma, più che altro. Eccolo qua. Perfetto, allora. Arriva a 80 punti vita come al solito, ciccio. Perfetto. 1, 2, 3 e fine. Avrei un... Luigi, hai un serpente addosso. Mi sta facendo male durante la cutscene. È ingiustissima come cosa. Vieni qua. Ok, mamma mia. Adesso forse però posso attivare questo.
Ok, adesso cerchiamo di... Mamma mia! Mi date il tempo di respirare un attimo? Serpentacci che non siete altro. Ok, dammi un cuore. No, eh. Mi sa che questi cosi non danno cuori. No, non osare. Ok. Ah, ma li posso sconfiggere con il flash. Ok, grazie del cuore. Ora mi serviva, in effetti. Quindi andiamo, dai. Abbiamo altre due stanze da vedere. E possibilmente qualche altra cosa da attivare, perché... Sì. Intanto qui sembra esserci qualcosa che non c'è. È una statua della poltermicia. Sembra. Oh, poltercucciolo! Beh... È fatta di soldi e adesso si mette il poltercucciolo in posa. Buon per te, poltercucciolo, buon per te. Allora, questi non si possono aprire, no, solamente alcuni di questi sarcofagi. Sarcofagi? Quello si possono aprire. Oh miei dei. Beh, in effetti ho calpestato la trappola, quindi. Allora, qua c'era un fantasma. Allora, vai così. No, vai così, ho detto. Cadi di sotto. Fatti risucchiare per bene. Dai. Dai. Che cosa è successo? Non funzionano così le trappole. Dove sei? Dove sei? Dai. Dove sei? Eccoti qua. Perfetto. Vieni da paparino. E non scappare più via. Ho sbagliato, lo so. Dov'è? Dai, si è riattivato. Dov'è? Dov'è? Dove sei? Dov'è? Dov'è? Fantasma? Dove sei? Intanto il cuore, grazie. Dove sei? Ok. Dannazione. Fermati e fatti catturare. Perfetto. Ok, adesso... Qualche altra cosa che posso fare qua? Sì. L'ultima è questa. Ora, non schiacciarmi. Sfera bugigante. Grazie mille. E adesso qui c'è... pipistrelli! Ok, no, non erano fantasmi. Cioè, sì, ma anche no. Allora, andiamo nella stanza a sinistra stavolta. Scusate, ho dovuto starnutire un secondo. Allora, coccodrillo. Ma mi hai detto coccodrillo? Così? Mi chiedo quale sia il puzzle. Oh! Ok, capito. Se tolgo questi, ricomincia dal punto giusto. Giusto? Perché sono pesanti questi cosi e quindi... Almeno credo. Avrebbe senso. Proviamo. Cosa ho sbagliato? Qual è il puzzle? Scusate. Beh, prima di tutto voglio qualche cuore extra, grazie. Allora, vai così. Vediamo un attimo. Due di questi non bastano. Forse uno di questi è un Luigi? No. Quindi mi serve... un peso di 1, giusto? Sì, mi serve un peso da 1. Quindi una micro statua, un qualcosa che pesi 1 e non 2. Perché questa qua pesa 2, Luigi pesa 2. Abbiamo bisogno di un qualcosa di piccolo. Eccolo là, perfetto. Quindi se faccio così e prendo questo... No. Non avevo visto un qualcos'altro che pesava di meno? Beh, a quanto pare no. Vediamo se forse riesco a accettare il sistema con il vaso. Ok, così. Oh, yeah. Perché queste trappole? Ok, se devo fare in fretta, questo deve andare via. Lo scoiattolo è 3, quindi questo ha senso, giusto? Perfetto. Il puzzle l'ho capito. L'ultimo, quindi è 1, 2, vieni qua. Ok. Questo, no, aspetta. Questo, no, posa, ok. Usa lo strulavandini, ok, non è questo. Perfetto, allora.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dovrei stare a posto così. Fai il coso. Oh, oh, yeah. Fiuff. Seriamente fiuff. Ma quindi un attimo, posso distruggere il vaso? Perché se sì, mi sa che è un grosso problema per chi lo distrugge. Ok, state attenti a non distruggere il vaso, mi raccomando. Nel frattempo... E adesso devo solamente attivare l'ultimo... Quanto lo sapevo? L'ultimo serpentone. Ok, attenzione qua. Risolviamo quelli piccoli prima, ve l'ho già detto. Oh, lo sapevo. Smettetela di trollarmi, grazie. Allora, fermati. Resta stunnato. Restate stunnati anche voi. Ho bisogno di voi piccolini prima di fare qualunque altra cosa. Ok. Vieni qui. E adesso tocca a te, tizio gigante. Vieni qua. Devo assorbire 100 punti vita prima di sbatterti per terra. Ok. O almeno circa 100 punti vita. Perfetto. Dove sei? Dove sei? Dove sei? Dove sei? Eccoti qua. Sei forte, eh? A quanto pare è così. Ma io sono più forte di te. Perché ho un aspirapolvere. Aspira fantasmi. Oh, yes. Abbiamo fatto? Sembra di sì. Ok, possiamo finalmente uscire e andare nell'ultima stanza. Anche se... non poteva essere così semplice, vero? Cominciamo allora, aspiriamo uno. Tanto dovrebbero essere abbastanza lenti questi cosi. Inoltre, possono sbattere al muro. Quindi vai, in questo modo. Ah ah, dove sei? Eccoti qua. No, è andato via, ok. Non è che possono essere schiacciati questi cosi. Sarebbe una cosa molto bella in effetti. Lo sapevo. Fermatevi per 2 secondi, grazie mille. Ok. 80. Oh, è rimasto 81, che sfiga. Ok, o meglio, è rimasto 1% adesso. Senti, cadi di sotto. Ah, dannazione. La smetti di trollarmi? Ok. Allora, mancano 3 mummie. Cadi di sotto. Cadi giù. Perfetto. Ora, dammi il tuo coso. Grazie. E spara flash. Vieni qui. Vieni qui, in fretta, prima che arrivi. Beh, non importa a quanto pare, no? Allora, posso a quanto pare sparafresciarli prima che arrivi il macigno, insomma. Grazie del cuore. Dove sei? So che sei qui da qualche parte, ciccio. Eccoti qua. Allora, non arrivare macigno, per favore. Aspetta 1,5 secondi. Grazie. E fine, almeno per questo. Manca solamente una mummia. Dai, vieni qua. Allora, bam. Funziona? Credo proprio di sì. Quindi vieni qua. Preso. E flash. Ho detto flash. Grazie. Vieni da paparino. Ok. 1, 2. Ovviamente l'ultimo secondo si attiva la trappola. La trappola. Dove sei? Dove sei? Bam. Aspetta 1 secondo, per favore, perché questo posto mi piace, ma ci sono troppe trappole. Sicuramente mi piace di più dei locali caldaia, o come si chiamavano, insomma. Allora, qual è il pulsante che attiva questo coso? A caso si attiva? Seriamente, a caso? Ok, eccolo il pulsante. Peccato però che non l'ho attivato io prima, l'ha attivato il fantasma. Nessun problema. Allora, vieni qua, pistrelli. No, perla. Forse anche meglio di un... di un fantasma. Dov'è? Ho perso un lingotto? L'ho ripreso, perfetto. Andiamo. Beh, c'è un vaso antico da rompere qui. Grazie. Oh, grazie. X, cerchio. Sturo lavandini? No. Ah, ecco. Vabbè, è verde. Questo è verde. Ok, adesso devo spolverare la sabbia per trovare oggetti. Lì c'è un qualcosa dove devo mettere una X, a quanto sembra.
Quindi stiamo attenti. Magari distruggiamo tutto quanto, perché magari c'è qualcosa qui. E magari qui finalmente troverò un'altra gemma. Un'altra gemma. Qualcosa qua? No? Strano. Molto strano. Beh, prima aspiriamo e poi vediamo. Ah! Oh! Che io debba sbrigarmi? Ho il vago sospetto che io debba sbrigarmi. Allora, vai, in fretta. Mamma mia, fa anche danno sto coso. Cuore, grazie, almeno. Dove stanno? Dai. Il cuore non mi serve adesso, mi servono i... Ok, i pezzi, appunto. Te ne vai via. Oh, mi stava avvicinando il coso, mi si stava avvicinando. Dai. Ok. No, è un triangolo, il triangolo va in alto. Vai, vai, vai in alto. Ok, grazie. Prima di morire con... Com'è che si chiama? Avvelenati. Ce la posso fare in Before Fantasmi, guarda. No. Però c'è un quadrato, quindi vai, il quadrato va là sopra. Ok, sì, va bene. Dove sono gli altri cosi, per favore? Ok, grazie, gioco. No! Dove vai? Perché vai in Lapponia? Oh. Ce la posso fare, non è che... Mi ridai la gemma verde? Grazie. Ora, mira bene. Oh... Adesso mancano due cosi. Eccole qua, uno. Perfetto. Io posso mirare con... Ah sì, posso mirare anche con... Ecco perché si muoveva in maniera strana. Posso mirare anche con il sensore del coso. Cosa in effetti è abbastanza logica e ovvia, ma... Ehi. Ehi. Dove sta l'ultimo? È dentro una cassa, vero? È uno di questi cosi, sicuramente. Cerchiamo per bene perché... Beh, non voglio morire. Sì, è per forza in uno di questi vasi. Sì, mi dai il tempo... Grazie. Dai. Tira bene sto coso. Dannazione, non riesco. Ok, eccolo là. Eccolo là. Vieni. In fretta. Mira bene, Luigi. No. Vuoi davvero morire avvelenato, eh? Dai. Ok. Oh, yes. Prima di andare avanti, però, c'è qualche altro cuore? Per favore? Beh, sì, grazie. Ok, allora. Stiamo attenti. Ora, prendi questo, sbattilo per terra. Magari in uno di questi vasi c'è appunto la cosa a forma di X che ci serve per prendere, suppongo, una gemma. Quindi per quello sto temporeggiando, tra virgolette. Allora, vieni qua, spacca. Che vi avevo detto. Eccola. Però prima... Beh, ci saranno altri fantasmi che ci bloccano? Come, beh, le altre due volte? Sicuramente sì, ma prima voglio portare questa X qui. Perfetto, gemma numero 3 ottenuta. Almeno l'ho presa. E lo sapevo. Quanto lo sapevo, quanto lo sapevo. Lo sapevo davvero troppo. Vieni qui, mummia. Cosa sei, mummia? Sei un fantasma dorato! Ho fatto benissimo, allora. Ok, vai. Uno, dos, tres, quattro. Ristun, dov'è? Dove sei? Fantasma dorato? No, 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 no. Dove vai? Dove vuoi scappare? Scusa, aspetta. Mi conviene aspirare più fino all'80? Ok. Uno, due, tre, quattro. Ho il vago sospetto che i drop di questo nemico... cambino in base a quante volte lo sbatucchiate per terra. Non ne sono sicuro al 100%, però, quindi non posso confermare o... non confermare quello che ho appena detto. Ora, fantasmi oppure... Strano? Però sto uscendo. O meglio, posso uscire. Ma prima, fantasmi! Perfetto, allora... No, 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 no. Venite da Paparino, perfetto. Il 3? È la prima volta che ne prendo 3 insieme, mi sa. C'è un achievement? Sarebbe bello, ma non c'è. Ok, vieni tu adesso da noi. Ok. Oh, grosso. Vieni qui. Ok. No, resta stunnato per ancora un po'. Mi sa che fa facce diverse.
Sì, resta immobilizzato in facce diverse in base a come l'ho flashato, insomma. Vieni qua. Non ti azzardare, ti ho visto, ciccio. Ok, vieni. Ok. Ok, uno, fatto. Ne ho visto un altro però prima, eh. Eccolo laggiù. Perfetto, ora. Vieni da paparino. Scusate, ma è troppo forte per resistere questa cosa. Devo per forza dirlo, altrimenti non riesco a sopravvivere, quanto sembra. Riesco a respirarlo da qua? No? Da dietro? Per forza, ma non riesco a prenderlo. Tatti. Senti. Oh mio Dio, non riesco a respirarlo perché c'è la sabbia. Però la sabbia mi serve per andare... Oh, dannazione. Senti, ti fai più vicino a me magari? Please. Oh, cuore, grazie. Dove sei? Ti sento, ma non ti vedo. Eccoti qua. Resta stunnato per mezzo secondo e fatti catturare. Per... Ho detto per... Fetto. Adesso mi sa che posso andare finalmente in questa porta, vero? Beh, ci sono anche, vedo venire, attenzione ai ragni, ho detto. Ok, carica di torcia e bam. Senti, smettila un secondo, perché vorrei appunto vedere se c'è un altro cuore qua dentro. Oppure un ragno d'oro in testa. Ok. Non mi è mai successo prima, nel let's play intendo. Ok, adesso, attenzione, altri ragni forse. No, soldi però. Trappole. Potrebbero esserci trappole. Oh no, devo proprio scappare via. Via, non posso perdere tempo. Anche perché altrimenti ci risputano qui. Ok, i ragni mi hanno solamente trollato un secondo. Ok. Ritrappole. Posso correre, stavolta ignoro i ragni. Ok. Lo salvi? No. Sono salvo. Sì, sono... No, dannazione. Datemi 2 secondi per respirare, grazie. Ok. Mamma mia, anzi, mamma mia. Allora, devo... Come? Cosa? Quando? Come? Perché? Beh, qui non c'è niente, c'è un questo. Ok, perfetto, accendiamo la ragnatela. E adesso? Va benissimo, però prima di andare voglio rubare i tuoi averi, mia cara. Ti chiamerò Cleopatra per adesso, anche se so che quello non è il tuo nome. Affatto. Grazie, perla. Allora, abbiamo finito l'episodio. Oh mio Dio, stanno durando troppo questi episodi. Sabbia. Ok. No, aspetta. Serio? Niente? Ok, andiamo dal boss allora. Oh, 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 oh. Mi volevi trollare, eh? Perché? Oh, aspetta. Devo prendere la palma. Cosa devo fare qua? Ce n'è un altro qua dietro, magari? No. Allora non lo so. Usciamo. Ma non è la stessa cosa della battaglia di Kingdom Hearts 1? No, sto scherzando ovviamente. Comunque, cosa devo fare qua? Beh, devo schivare i suoi attacchi, per forza. E capire come andare avanti. Ok. Devo... Non credo debba aspirare la sabbia, vero? No. Però è diventata una cosa molto brutta, quanto sembra. Ok. Ora devo assorbire? Sì. Possibile? Intanto
Serpenti qua. Oh no, dai, non sono così vicino a... C'era il muro che non ho visto, lo so. Allora, cosa devo fare con questi serpenti che escono dalla testa di questa tizia, insomma? Vediamo un attimo. Allora, dai. Serpenti, perfetto. Provate a colpirmi. Non funziona questo. Li posso aspirare, però. Quindi mi sa che devo aspirarli. Dai, corri, Luigi. Ok. E devo usare gommi Luigi, altrimenti non ce la faccio in tempo. Per forza è così. Meno che non devo aspirare seriamente la sabbia. Sì, no, mi sa che devo seriamente aspirare solamente la sabbia. Ok, perfetto. È molto più pratico e facile di quel che pensassi, allora. Se riesco ad aspirare la sabbia, ovviamente. Dai. Fatti aspirare, ciccia. Un altro po'. Ti stai facendo sempre più piccola, mia cara Cleopatra, o come ti chiami. Però mi sa che davvero conviene usare il... Oh, eccola. Non ti azzardare nemmeno, ciccia. Ok, non so neanche io come ho fatto, ma la sto aspirando. Vieni qui. Ok. Più danni possibili, magari. Ora. Vai. Perfetto. Ancora. Nice. Mi sa che in un altro ciclo ce la faccio, eh. Ah, almeno la meccanica è più chiara e più facile, dello scorso piano. O del seminterrato, più che altro. Allora, vai. Risucchiamo la testa di Cleopatra. O forse no. Ok, oh no. Intanto come? Come si schiva quel coso? Come seconda cosa, sbrighiamoci un po', perché sta per arrivare l'onda d'urto. Ok, ehi, un cuore, grazie. Due cuori addirittura. È il mio compleanno oggi, a quanto pare. Vai, puoi aspirare? No, eh. Cos'è quello? Cos'è quello? Non credo sia niente, perché sto aspirando la testa. Vai, aspira la sabbia. Aspira tutta la sabbia, tutta la sabbia, ok. Ed è inutile preoccuparsi di questi serpentoni perché seriamente sono stupidi da evitare. Io perché parlo, però? Bastava continuare ad andare indietro e non fermarsi, insomma. Sì, lo so, sto sbagliando un sacco di cose, però sono leggermente stanco, ok? Allora, ora, attaccate pure, perfetto. Oh, due colpi, ecco perché non rimangono stunnati. Tre colpi a quanto sembra addirittura. Ce la sto comunque facendo, non mi dà problemi la cosa. Mi dà problemi il fatto che io non sappia giocare. Ok, allora. Ora, mi allontano, vai. Finché non vi stordite, vai. Ok, eccovi qua. Vieni. Non vi ho preso? Aspetta un attimo. Ero sicuro di esserci riuscito, a quanto pare no, dai. Perfetto, ora. Fatti prendere. Non si fanno più prendere? Ok, allora devo solamente assorbire la testa di Cleopatra. Ora vedremo adesso il nome vero di Cleopatra, ovviamente, però... Allora, assorbi, vai, in fretta. Prendi la sabbia. Prendi tutta quanta la sabbia che puoi. Ok, ce l'ho fatta, eh. Dai, devo solo schivare questi cosi. Ti arrabbi, eh. Ma ora ce l'ho fatta, sei il mio potere. Appena riesco a farti arrivare a 80 punti vita, ovviamente. Ok, uno, due, cuore, tre, e fine. E con questo io vi saluto e noi ci vediamo nella prossima parte di Luigi's Mansion 3. Vorrei salvare prima il gioco, però. Quindi mi sa che devo entrare un'altra volta qua dentro. Perfetto. See you next time, baby.